luci dello spettacolo incantano, affascinano, rapiscono. E lei lo sa bene, una ragazza che ha fatto della sua vita uno spettacolo. Lei non può vivere senza il palcoscenico. Il palcoscenico è la sua casa. Tutto è cominciato quando aveva 8 anni e nella sua stanzetta il televisore era acceso sulle sigle che la facevano sognare, fantasticando il varietà. Non sapeva ancora che in quella scatola luminosa un giorno ci sarebbe stata lei. E che la sua stanzetta sarebbe diventata un grande palcoscenico, pronto a far brillare il suo talento da star. E su quel palcoscenico si sarebbero accesi per lei riflettori più luminosi che una star possa desiderare. 10, 100, 1000 luci solo per lei. A questo punto vogliamo ricordare il più antico, glorioso, intramontabile spettacolo del mondo. Signori, 1000 luci si accendono sul circo. Che bella festa, che splendida festa, tutti fanno per noi. Che giornata, ma che giornata, movimentata, viva, 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 passa la banda, chissà chi la manda a suonare per noi, solo per noi, e che cannonata, che cannonata, di serenata, viva, viva, viva. Chi vuole cantare si può prenotare per fare un bel coro con me. Bella sinfonia, il mondo canterà. E allora dai, dai, dai. Viva le feste, sei in un mese, gente in più. Viva le feste, sei in un anno, sono 1000 in più. E buonasera, signorina, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che mi va di restare con te. E se tu poco a poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa, qualcosa accadrà. Più brutto.